Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, io credo che questa domanda abbia già risposto correttamente il presidente dell'Ordine dei Medici della Campania. Nel senso che probabilmente se avessero fatto dei bandi in Campania non avrebbero trovato dei medici disponibili, visti che non li trovano neanche in Campania per i posti in Campania. Io posso dire questo, posso ricordare che non si trattava di medici di base, però la Calabria ha assunto dei medici cubani, dei medici ospedalieri cubani, nessuno ha detto nulla. Anzi, si è detto che era una strada da seguire, visto le difficoltà che abbiamo a trovare del personale medico. Personalmente io avevo un medico di base da anni che avrebbe continuato a lavorare. Il fatto che è dovuto andare in pensione a 70 anni. Io credo che anche questa sia un'ipotesi da considerare, per esempio. Come pure è stata deleteria per i medici ospedalieri quota 100. Noi ci siamo privati di alcune migliaia di medici che hanno usato quota 100, tra l'altro con l'impossibilità di lavorare da privati. E quando poi c'è scoppiato il Covid, quando poi ci siamo trovati con il Covid, con l'emergenza Covid, costringendo le amministrazioni a richiamare in servizio quelli che erano andati in pensione. Ci sono anche questi aspetti, credo, da considerare, no? E poi mi pare che ci sia una esigenza anche di, mi pare che ne parlasse il ministro Bernini, di cominciare ad allargare anche l'accesso alla facoltà e superare il terreno del numero chiuso. Ci arriviamo.